Altro che mal di schiena, il tennis allunga la vita. A sostenerlo è uno studio dell'Università di Oxford, secondo il quale il rischio di morte per gli appassionati della racchetta diminuisce del 47% rispetto a chi non fa attività fisica, superando i vantaggi che possono dare il nuoto, la ginnastica o la bicicletta. Giocare a tennis fa bene a tutte le età. E per capire che lo studio britannico non mente, basta guardare in campo i protagonisti delle finali regionali veterani a squadre disputate sui campi di Galzignano Terme in provincia di Padova. 16 squadre, le migliori delle 8 categorie in gara, dalle Lady 40 agli Over 60, che per 2 giorni si sono sfidati con un solo obiettivo. Per vincere sistematicamente, cioè ci divertiamo nella misura in cui vinciamo, anche la nostra età, quindi non c'è dubbio. Tra veterani si gioca tra amici e spesso all'agonismo ci si arriva quasi per caso. Abbiamo fatto 20 ore di scuola tennis, solo 20, e un maestro ci ha detto: perché non potete fare qualche torneo? E da lì è nato tutto l'agonismo puro. Per qualcuno invece il tennis è diventato ormai uno sport di famiglia. È il caso dei gemelli Diego e Curzio Coden, che si sono avvicinati alla racchetta parecchi anni fa. Con il ciclo del 76 Panatta e soci, no? Credo, Coppa Davis e tutti i successi di quei tempi. Campioni come Federer e Serena Williams, anche più in passato nomi come Connors e Navratilova, hanno dimostrato che davvero per il tennis non c'è età, e i finalisti di Galzignano ne sono assolutamente convinti. Ma penso che alla lunga diventi una droga, una sorta di droga positiva, perché giocare a tennis anzitutto è uno sport che allena la mente, allena il fisico, la competizione ti tiene vivo e poi continui a sentirti giovane. È come andare in bicicletta: una volta che impari a giocare a tennis non va perdere più per tutta la vita. Il tennis ti entra dentro e non esce più. Abbiamo assistito a delle battaglie piuttosto impegnative e questo mi fa sperare per il futuro. Ci sarà sempre spazio per i veterani. Qualunque Super Tennis!